Cari amici, eccoci qui, ultimo dell'anno, 31 dicembre 2023, anche quest'anno tra un paio di ore passerà in archivio, ma come vedete dalle immagini di copertina, con alcuni dei protagonisti di questi 12 mesi del 2023 andiamo a fare un bilancio. Possiamo dire all'80-90% prettamente italiano, sport italiano. Vengo da una fonte abbastanza attendibile, ovviamente sportiva. Arrampicata sportiva, più che sufficiente, votazione 7,5, atletica 8. Qui per esempio anche a me, come già l'immagine, Tamberi, Jacobs e anche qualcun altro, il badminton 6+, 6,5, baseball 5, questa magari anche è una disciplina dove non c'è molto seguito. Certo, magari con le app dei risultati sportivi troviamo anche la disciplina del baseball, ma magari è solo ristretta nella cerchia delle città dove protagoniste magari del campionato di baseball italiano. Basket maschile, voto 6,5. Con possiamo dire un'annata più o meno positiva, sperando che nel 2024 possiamo continuare ad ottenere altrettanti risultati fiduciosi. Basket femminile, e qui viene un po' il tallone d'Achille. Leggo qui voto 4,5, quindi c'è molto da migliorare per quanto riguarda la palla spicchi in rosa. Basket 3 contro 3, voto 5. Beach volley, quindi pallavolo in spiaggia, voto 6,5. Ovviamente qui c'è da dire, per esempio, come soprattutto nelle stagioni estive, con i campionati, le coppe nazionali di pallavolo in spiaggia, c'è, diciamo, da difendere comunque la bandiera italiana. Leggo poi BMX4. Forse parliamo di, ecco, vedo qui trial, freestyle, breakdance 5,5, box dilettantistica voto 7,5, quindi qui siamo andati veramente molto molto bene. Invece nella box professionistica, meno della sufficienza, voto 4. Calcio maschile 6, diciamo che almeno per fortuna abbiamo guadagnato il pass per gli europei di Germania 2024, ma sono d'accordo qui con la fonte che dice: ma che fatica, e che fatica sì, perché abbiamo rischiato fino alla fine. Calcio femminile voto 6, calcio a 5 leggo addirittura voto 2, quindi c'è da rimboccarsi per 2, 3 se non 4 volte qui le maniche nel calcio a 5. Canoa slalom 6,5, canoa velocità 5, canottaggio 6,5, ciclismo su strada maschile voto 4, ciclismo su strada femminile voto 6,
Ciclismo su pista voto 6,5, ciclocross voto 6, cricket 6, equitazione 4. Qui per esempio ricordo anch'io, avevo letto le notizie quando si era fatto il palio di Siena, per esempio tante critiche su cavalli anche feriti, infortunati, oltre questo anche altre competizioni, quindi che speriamo migliori anche l'equitazione. Football americano voto 6,5, ginnastica artistica voto 8, ginnastica ritmica voto 7, golf 5, hockey su pista voto 6, hockey su prato voto 5, lo judo 7,5. E noi per esempio qui a Trani abbiamo bella realtà di karate, judo, chi più ne ha più ne metta, quindi andiamo abbastanza bene con lo judo. Karate voto 6, lotta voto 4, mountain bike voto 6, nuoto 6,5, nuoto di fondo 5,5, nuoto artistico voto 8, pallamano 5,5. Leggo qui soprattutto da migliorare la nazionale maschile, la ricerca di personalità e di continuità. Pallanuoto maschile 5,5, pallanuoto femminile 7, pentathlon moderno voto 9, rugby 4,5. E speriamo che al prossimo Senazione ci sia qualche vittoria da parte dell'Italia, come anche magari le squadre di club e rugby. Rugby a 7 voto 1, quindi qui insomma da fare un lavoraccio. Schermo 8,5, skateboard 5,5, softball 7, sollevamento pesi 6,5, surf 6,5, taekwondo 7,5, tennis maschile, e qui penso siamo d'accordo tutti quanti, voto 10, perché insomma abbiamo vinto dopo tanti e tantissimi anni l'insalatiera della Davis Cup grazie a uno squadrone, soprattutto a un super protagonista come Jannik Sinner. Tennis femminile 8, tennis tavolo 6,5, tiro a segno 4,5, tiro a volo 6,5, tiro con l'arco 6, trampolino elastico 3, triathlon 6, tuffi 6, vela 8, volley maschile 7, femminile 4. E poi ci tenevo a finire il video con la piccola parentesi, diciamo, motociclistica, con ovviamente la MotoGP che continua a sfornarci soddisfazioni, Pecco Bagnaia, Bastianini e quant'altri, e soprattutto dobbiamo augurarci e dobbiamo sperare, facciamo tutti gli scongiuri possibili, che nel 2024, che si aprirà tra un po', la Ferrari possa risollevarsi e magari chissà ottenere qualche risultato buono, discreto, se non modesto, dopo diversi anni davvero molto molto deludenti. Bene, io vi saluto e noi ci vediamo ovviamente l'anno prossimo, alle prossime occasioni. Saluti a voi tutti e
Alla prossima, ciao.